Sciopero folle, assurdo, contro l'Italia e contro i lavoratori e le imprese in un momento delicato come questo. C'è un governo che anche grazie alla Lega taglia 8 miliardi di tasse, tutti i lavoratori, dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati nel 2022 pagheranno meno tasse, da chi risparmierà 100 euro a chi risparmierà fino a 1000 euro, e quindi uno sciopero generale in piena terza ondata, con le terze dosi, con un governo che taglia le tasse, veramente qualcosa di assurdo e di fuori dal mondo. Spero che ci ripensino, spero che il PD, che i rapporti con la CGIL ce li ha diretti, intervenga. Come giudica la scelta di Landini? Senza senso. A fronte di un taglio di tasse per tutti, soprattutto per coloro che hanno più bisogno, pensionati compresi, ai pensionati non veniva tagliato un euro di tasse da tanto, da troppo tempo, sulle bollette della luce e del gas la Lega chiede ancora più impegno da parte del governo, però bloccare l'Italia in un momento come questo significa non amare questo paese.